Adesso voglio parlarvi di una cosa di cui in realtà abbiamo già parlato più volte nel corso dell'anno e non è tanto per ripetersi quanto perché ogni volta ci aggiungiamo qualche cosa. Allora, qual è l'argomento? L'argomento è quello che noi facciamo tutti i giorni quando navighiamo in internet, cioè scaricare delle pagine web. Ok? Questo è il classico argomento che in un esame uno può, in teoria può parlare veramente un sacco di tempo perché l'abbiamo visto inizialmente dicendo cosa fa il browser quando scarica le pagine internet, che scarica la pagina, poi costruisce il DOM, il modello della pagina, poi ci aggiunge gli stili, poi la renderizza, eccetera, eccetera. Poi abbiamo visto cosa fa il server quando abbiamo studiato come funziona il PHP, ok? Abbiamo visto il server costruisce la pagina al volo, se la pagina è una pagina PHP, abbiamo visto cosa fa il database, cosa fa il database management system, dalla parte lato server sempre. Adesso vediamo un attimo di rimettere insieme tutto questo con un discorso un po' più organico e completo, che ci porterà grosso modo da qui alla fine dell'anno, perché per rimettere bene insieme tutti i passaggi che ci sono tra la richiesta di una pagina internet e la sua visualizzazione, come vedremo, dobbiamo imparare tante cose su come funziona la rete. È chiaro che non è l'unico caso di utilizzo della rete internet. Mi sto concentrando su questo perché non ho tempo e non ho nemmeno le conoscenze per parlarvi di come funziona la posta elettronica, di come funziona la messaggistica sui programmi di messaggistica istantanea, di come funziona lo streaming video, bla bla bla, bla. No, ci sono 100.000 servizi diversi, però questo qui è interessante perché lo conosciamo tutti, lo utilizziamo tutti, la navigazione su internet e più o meno percorre tutti i punti che voi dovete conoscere, cioè qua dentro c'è più o meno tutto. Ok, fatta la premessa, vi ricordo cos'è il web, ne abbiamo parlato a una delle prime lezioni di questo nuovo modulo, web sta per ragnatela, è un enorme ipertesto dove sono presenti tutte le pagine che ci sono in internet, collegate fra di loro tramite dei link. Qui c'è una rappresentazione, un disegnino molto semplificato, dove ogni pagina attraverso i link rimanda a una o più altre pagine, e questa rete, questa ragnatela di pagine che comprende tutte le pagine esistenti in rete, perché se una pagina non fa parte della ragnatela non è raggiungibile, quindi perlomeno con Google dovrebbe essere collegata, diciamo così. Quindi questa enorme ragnatela, questo enorme ipertesto è quello che si chiama web. Vi ho detto che il web non va confuso con internet, le ragioni le ho riepilogate qui, perché sono due reti, tutte e due, ma sono due reti completamente diverse, rete fisica e internet fatta di computer, cavi, bla bla bla, rete virtuale, perché in realtà è un ipertesto, è un concetto, diciamo, che non corrisponde poi a un oggetto fisico, invece rete virtuale è il web. Poi internet funziona senza il web? Sì, anche se sarebbe una cosa ben povera, però potremmo immaginare un internet senza il World Wide Web, questa ragnatela di pagine, no? Potremmo sempre usarla per fare, che ne so, lezioni in streaming, come stiamo facendo adesso. Qui il web non c'entra, d'accordo? Ma non è vero viceversa, non è vero che il web potrebbe esistere senza internet, perché potrebbe esistere come concetto, ma se non ho internet, cosa me ne faccio di questo ipertesto che si deve appoggiare, deve usare, ok, internet. Poi, attenzione, l'ultima cosa che ho riepilogato qui, delle differenze che ci sono tra queste due reti, che non c'è nessuna corrispondenza fra i nodi delle due reti. Per esempio, un singolo computer potrebbe ospitare diversi siti. Quindi, che ne so, il server computer di Altervista, che è un nodo unico della rete internet, ospita centinaia o migliaia di siti diversi. Quindi vedete che un nodo di internet in realtà non corrisponde a un nodo del web. Allo stesso modo, una singola pagina potrebbe contenere risorse che provengono da diversi siti, da diversi computer. Che ne so, questa immagine potrebbe essere presa da un altro sito, no? Per intenderci. Quindi, per tutte queste ragioni è importante fare questa distinzione tra questi due concetti, internet e web. Se non vi è chiara, chiedetemi. Questo è un altro punto fondamentale. Allora,
Il primo passaggio che io faccio quando navigo in internet è scrivere sull'URL un indirizzo www.google.com. Questo indirizzo che sto scrivendo è quello che tecnicamente, voi sapete, si chiama URL, Uniform Resource Locator. Questo URL in realtà non è il vero indirizzo fisico, che sarebbe, come sappiamo, l'indirizzo IP. No, è un indirizzo mnemonico suddiviso in diverse parti che adesso possiamo vedere brevemente, ma cioè, per esempio HTTP, qua ne vedete uno, scusate, ve lo faccio vedere meglio. Qui avete un indirizzo completo, HTTP, www.programmiamo, bla 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 bla. Allora, quell'HTTP che vedete all'inizio, che si può anche omettere, viene sottinteso, se voi non scrivete niente, lui, il browser, utilizza per default HTTP, indica il protocollo da usare per questo particolare trasferimento. Normalmente i protocolli più usati sono HTTP o HTTPS, dove la S indica che è un sistema criptato con una sicurezza diciamo, le informazioni vengono codificate, quindi i due protocolli più normali sono HTTP e HTTPS, ma ce ne sono anche altri. Per esempio, uno potrebbe scrivere FTP per indicare che vuole usare un protocollo di trasferimento file, oppure ancora un altro caso, quando scrivete file slash slash vuol dire che il browser apre un file che è presente sul vostro PC, quindi non va in rete. Ripeto, queste prime 3 o 4 o 5 lettere che ci sono all'inizio indicano la lingua, se volete. Il protocollo è la lingua da usare per fare questo trasferimento. Dopodiché avete www.programmiamo.altervista.org. Questo qui sarebbe l'host, cioè sarebbe il nome simbolico del computer che ospita il sito. Nome simbolico perché è un nome, ma in realtà il computer ha un IP, come vedremo tra un attimo. Quindi questa parte qui che vedete dopo è in sostanza l'host, il web host. Poi avete le cartelle e i file fino ad arrivare al fondo, alla risorsa che in questo momento io sto chiedendo. Cioè, in questo esempio, io sto chiedendo di scaricare la pagina, il file di nome stru1.html. Qui vedete che non ho indicato la risorsa perché anche se non la indico, viene per default usata index.html o index.php. Quindi in realtà il percorso sarebbe https://google.com/index.html. Però tutto questo viene abbreviato, il browser evita di mettere questo, potete evitare di mettere sta roba qui se volete scaricare la pagina principale. Ci siamo, queste sono cose che dovrebbero essere note addirittura dalla terza. Se ci sono domande, chiedetemi. Allora, il primo passaggio che avviene e che noi non vediamo perché è una cosa velocissima, è che il nostro browser richiede a un server che si chiama server DNS, richiede l'indirizzo IP corrispondente all'URL. Lo vedete schematizzato qua. Questo qui sarebbe il browser dell'utente. In questo caso, vabbè, ho fatto l'esempio con Facebook. Il browser dell'utente interroga un altro computer in rete che fa le funzioni di server DNS. Tra un attimo vi dirò meglio cosa vuol dire. Questo computer risponde fornendo l'indirizzo IP, se ce l'ha, se esiste, corrispondente a questa URL qua. Quindi la prima è molto simile alla consultazione di un elenco di numeri, di telefono, di una rubrica telefonica. No, noi non sappiamo qual è l'indirizzo IP di facebook.com. Bene, il nostro browser lo chiede a questo servizio, questo server pubblico, che se voi andate a vedere sulle configurazioni del vostro computer, qui ho fatto sul mio ipconfig slash all, vedete che c'è scritto quali sono, ci sono due indirizzi, in questo caso sono i due server di Google che io ho utilizzato per la mia rete domestica, comunque voi probabilmente avete altri indirizzi, però diciamo, vedete che nel mio computer sono scritti due indirizzi IP, uno principale e uno diciamo di riserva, che corrispondono a due server DNS, cioè in sostanza il server DNS bisogna conoscere l'IP, ovviamente, credo che sia evidente,
non posso accedere al server DNS tramite l'URL. Perché? Perché se no sarebbe una cosa all'infinito. Come faccio a trovare l'IP del server DNS, no? Perché dovrei consultare un altro server DNS e a questo punto il processo sarebbe infinito. No, il server DNS è, diciamo, l'unico, non l'unico, ma è fondamentale che venga utilizzato l'indirizzo diretto, cioè qui non c'è un mnemonico. D'accordo? Ci siete? Ci sono domande su questo? Per esempio, possiamo vedere qua con un servizio che c'è in rete, che abbiamo già visto tempo fa, se io qui metto google.com e do invio, questo è un consulta ai server DNS praticamente e ci restituisce, vedete, l'indirizzo IP che corrisponde in questo caso a Google. Se io questo indirizzo IP con un po' di fatica riesco a copiarlo, vediamo se ci riusciamo, è un esperimento che avevamo già fatto, no? Vedete che se io utilizzo l'indirizzo IP riesco ad accedere alla pagina di Google. Quindi in realtà l'accesso alla pagina di Google che noi facciamo con www.google.com avviene non tramite quello, ma tramite questi indirizzi IP. Ci siete su questa cosa qui? Ci sono domande? Ve lo faccio vedere anche su questa rete qui che avevamo già visto i primi tempi. Allora, se adesso vediamo se funziona, se qui apro un browser e consulto il sito www.pippo.it, che è l'unico che c'è in questo caso. Adesso osservate, facciamo partire la simulazione Go e andiamo qua in automatico. Allora, osservate cosa succede. Se osservate, il primo pacchetto arriva al server DNS. Il server DNS risponde fornendo l'indirizzo IP. A questo punto, il mio computer può andare a consultare il server HTTP e vedete che riceve una risposta che poi consentirà, adesso arriva la richiesta di pagina, una volta che la connessione è stabilita, viene restituita qui la pagina che ora dovrebbe visualizzare. Vedete che l'ha visualizzata. Quindi la sequenza è il computer richiede al server DNS l'indirizzo IP della pagina, riceve l'indirizzo IP della pagina, una volta che ha l'indirizzo IP della pagina può interrogare il server HTTP per ottenere il codice della pagina. Questo processo si può ripetere molte volte, come vedete qui, per due motivi. Primo, perché la pagina può contenere diverse cose, per esempio immagini, come in questo caso, e quindi se c'è un'immagine all'interno della pagina, io ho bisogno prima di fare lo stesso lavoro, cioè di sapere qual è l'indirizzo IP corrispondente all'immagine, e poi devo andarmi a scaricare l'immagine dal server. In questo caso il server è sempre lo stesso, quindi diciamo, il discorso è molto semplice, però in realtà ci potrebbe essere un altro server diverso che ospita l'immagine. Vedete che l'immagine viene scaricata in più passaggi, in più pacchetti, mentre la pagina, diciamo, viene scaricata in un unico pacchetto. L'immagine è grande, quindi prima di arrivare c'è un notevole trasferimento, traffico di pacchetti su questa rete. D'accordo? Ci siete su questo punto? Ci sono domande? Chiedetemele, questo è un punto fondamentale. Quindi, se non avete capito questa cosa qui, un'ultima cosa sul server. Allora, torniamo un attimo alla definizione di client server che vi ho dato un sacco di tempo fa e che adesso vorrei ripetere e capire se siete in grado di dirmela. Il nome client server indica una tipologia di relazione fra due processi. Cosa vuol dire? Una tipologia di relazione fra due processi. Allora, quando io parlo di client server, è come se stessi dicendo due persone sono sposate, oppure padre e figlio. Sto definendo non tanto la natura dei due processi, ma sto definendo che relazione hanno fra di loro, ok? Cioè, come sono legati. Quando parlo di client server, sto definendo la relazione che c'è. Non c'è un unico client e un unico server. Per esempio, il browser, quello che usiamo quando navighiamo in internet, funge sia da server DNS che da client, scusate, sia da client DNS che da client HTTP. Cosa vuol dire? Che funziona, noi non lo vediamo perché è tutto molto veloce, però quando io scrivo qui l'indirizzo, la URL della pagina, prima cosa interroga un server DNS, quindi
Questo è un client DNS. Qui dentro c'è un client DNS. Ok? Seconda operazione, il nostro browser interroga. Adesso fermiamo questo perché continua ad andare per i cavoli suoi. Allora, il nostro browser prima interroga il server DNS, quindi in questo caso è client DNS, server DNS. Poi il nostro browser interroga il server HTTP, quindi è client HTTP, server HTTP. Vi ho confuso abbastanza l'idea o ci siete? Ditemi. Perché sta roba qui non so quanto è una roba sfumosa, teorica, o riuscite un attimo a concretizzarla? C'è qualcuno sveglio? Boh. Sì. No, Sì. no, ci siamo, ho capito. Una botta di entusiasmo. Ok. Vabbè, a te è chiaro, capito, ma gli altri? Me ne accorgo poi quando ve lo chiedo all'esame, va bene. Ok, allora, qui semplicemente questo qui è uno schemino perché la seconda fase, diciamo, del scaricamento della pagina è una volta che io ho l'indirizzo IP della pagina, quindi una volta che ho risolto l'URL, si dice proprio così, risolvere l'URL, come quasi fosse un'equazione, ok? Una volta che io ho risolto l'URL, o meglio, il server DNS mi ha restituito l'indirizzo IP, bla bla bla, a questo punto io scarico la pagina e la scarico usando un altro protocollo, un altro server, che si chiama protocollo HTTP, ne parleremo poi, e server HTTP. Naturalmente il server HTTP potrebbe anche coincidere col server DNS, nel senso che potrebbero essere due processi in azione sul medesimo computer, cioè è possibilissimo che un computer di Google abbia al suo interno sia un server HTTP, cioè in grado di rispondere alle richieste HTTP, che un server DNS, cioè questa roba qui, diciamo, non lo so. Un'altra cosa che vi volevo dire è che c'è tutta una sequenza di server DNS di cui adesso non stiamo a entrare nei dettagli, però esistono server DNS di diversi livelli. Cosa vuol dire? Che noi siamo collegati con un server. Se questo qui conosce, diciamo, l'URL che gli stiamo chiedendo, mi dà la risposta. Se non la conosce, la chiede a uno di livello superiore, no? Quindi è in sostanza la nostra richiesta, è come se noi chiedessimo il numero di telefono di una persona che non, diciamo, di cui non abbiamo il numero di telefono, telefoniamo al nostro amico e diciamo, ma lo sai, sai qual è, non me lo dite all'esame, sta roba qui, mi raccomando, diciamo, sai qual è il numero di telefono di Filippa? No, ma aspetta che chiedo a Marta e lei lo dovrebbe sapere. Allora lui telefona a Marta, dice, sai qual è il numero di Filippa? No, però aspetta che sono sicuro che Marco lo conosce. Telefona a Marco, Marco dice, sì, certo, il numero di Filippa è questo. Tac, tac, tac. Ok? Queste tabelle sono dinamiche, nel senso che se voi chiedete l'indirizzo di Filippa al vostro server DNS, lui per un po' quell'indirizzo lì lo memorizza, perché dice, ma magari serve di nuovo. Per cui la seconda volta che qualcuno glielo chiede, lui non deve più andare a fare tutta questa catena di cose. Anzi, il vostro stesso browser, se sono pagine che visitate frequentemente, lui memorizza gli indirizzi IP, per evitare tutte le volte di dover interrogare il server DNS. Ci siamo. Cioè lui conosce un certo numero di indirizzi IP, quelle delle pagine che visitate più spesso, così quando voi scrivete qui l'URL, lui non fa tutto questo lavoro. Ok, lui il browser. Un'altra cosa semplicissima da aggiungere, l'ho già detto, quelli che io chiamo messaggi o pacchetti, in realtà il termine tecnico che d'ora in poi cercherò di usare è Protocol Data Unit, PDU. Quindi la PDU che cos'è? È il singolo pacchetto scambiato tra due nodi della rete. Come vedremo ci sono diversi tipi di PDU, non ce n'è uno solo, così come non c'è un unico tipo di lettera. Ci sono le cartoline, c'erano una volta i telegrammi, che ne so, così non esiste un unico tipo di PDU. Però tutte le PDU sono fatte allo stesso modo, nel senso che comprendono tutte una parte di intestazione e una parte di body. Allora, se guardate questo disegnino, vi aiuta un pochino, diciamo, a capire. L'intestazione contiene, diciamo, qualcosa di simile alla parte di indirizzo che c'è scritto su una busta, cioè informazioni, diciamo, aggiuntive, diciamo così. Mentre il body contiene la lettera. Allora, tanto per capirci, quando
quando io ricevo una pagina dal server, una pagina HTML dal mio server, questo qui è l'header, e l'header contiene alcune informazioni, la data, il numero di porta, vabbè, adesso non stiamo a entrare nel dettaglio, però diciamo l'header è l'intestazione che è come la busta, mentre il body contiene il codice HTML della pagina. Ok, questo è un esempio concreto, cioè se io vado a scaricare una pagina da un server, il body sarà il codice della pagina. Nel caso in cui sia un'immagine, il body sarà un certo numero di una parte dell'immagine che vado a ricostruire. Quindi la struttura è sempre questa, ripeto, intestazione o header con le informazioni di servizio necessarie per far arrivare il pacchetto, diciamo così, e il body che invece è la parte importante, no? Quello che sto trasmettendo. Ci siamo su questo schema abbastanza semplice. Adesso, anche qui vado veloce perché sta roba qui non è necessario, diciamo, approfondirla più di tanto. Quelli che io ho chiamato protocolli sono pubblicati su un sito che trovate il link qui e uno può anche andarsela a visitare. È un sito molto, molto spartano che si chiama Request for Comment Editor, RFC Editor. Questo qui è il sito ufficiale, diciamo così, della Internet Society, dove sono pubblicati tutti i protocolli relativi a Internet. Cosa vuol dire tutti i protocolli? Vuol dire, se voi immaginate un'immagine, di nuovo, che forse vi può aiutare, immaginate che Internet è come una società, come, che ne so, l'Italia, ok? Beh, nell'Italia... C'è qualcosa... Che è successo? No. Allora, dicevo, in Italia ci sono tante regole, no? Adesso è inutile che stiamo a elencare, però voglio dire, abbiamo il codice civile, abbiamo il codice penale, abbiamo altri codici amministrativi, abbiamo il regolamento, che ne so, il regolamento di istituto, abbiamo, che ne so, le regole che bisogna seguire sugli autobus, adesso possiamo andare avanti all'infinito, no? Allora, però questa immagine vi dovrebbe aiutare. Cioè, i protocolli sono le regole di funzionamento di Internet, ok? È ovvio che di regole di funzionamento ce ne sono tantissime, perché devo definire come deve funzionare uno switch, tanto per dirne una, oppure come deve funzionare il server DNS, quello di cui parlavamo prima, come deve essere fatta una richiesta HTTP, eccetera, eccetera, eccetera. Così come in una società complicata esistono, complessa come la nostra, esistono tanti regolamenti che non hanno tutti lo stesso tipo di validità, che ne so, la regola di come si deve comportare sull'autobus non vale ovviamente a scuola, perché sono due contesti diversi. Allo stesso modo i protocolli che definiscono il funzionamento del router non hanno nessun interesse per il browser. Diciamo, dovrebbe essere abbastanza chiaro. Questa Internet Society è un'associazione, diciamo, internazionale che si occupa della revisione, standardizzazione e pubblicazione di tutti i protocolli. I protocolli passano attraverso diverse fasi, nel senso che non vengono subito approvati, non diventano subito standard. Qui c'è un elenco, ma adesso non mi interessa più di tanto. Quando diventano standard, vengono trasegnati come standard. Adesso vi faccio vedere un esempio per capirci. Per esempio, il protocollo UDP, di cui parleremo poi, questo è la pagina dove definisce il protocollo UDP. È una pagina, in questo caso, vedete che non è nemmeno troppo lunga, sono solo tre pagine, sono un documento di testo, dove questo sarebbe il formato della PDU, cioè di quella famosa che noi abbiamo chiamato pacchetto, ma che il termine tecnico è Protocol Data Unit. Questo è il formato della PDU del protocollo UDP, cioè la busta, diciamo il pacchetto come deve essere fatto. Qui c'è un dettaglio in cui spiega come funziona e vedete che lo stesso tipo di struttura, per esempio, che ne so, se andiamo a vedere come è fatto il protocollo HTTP, io trovo che anche qui c'è un file che è un po' più lungo, perché questo qui è decisamente più complicato, vedete che non tutti i protocolli sono poche righe, no? Questo anzi è molto, ma molto lungo. Beh, però, grosso modo, sono tutti fatti alla stessa maniera. Questo
lo dico e lo ripeto fino alla nausea, per evitare che la gente pensi che i protocolli sono come fossero degli oggetti, delle macchine, delle persone. No, è come dire, c'è una differenza tra il regolamento degli studenti del Giorgi e gli studenti del Giorgi, è ovvio. Però nessuno penserebbe di dire il regolamento degli studenti entra a scuola alle 8. Sarebbe una cosa che uno dice, ma sei scemo? Semmai di il regolamento degli studenti prevede che gli studenti debbano entrare a scuola alle 8. Beh, però c'è un sacco di gente che dice il protocollo HTTP fa questo, il protocollo DNS fa questo. Qualche volta ci cadrò anch'io in questo errore terminologico, cioè di usare il protocollo come se fosse l'oggetto che risponde al protocollo. Ditemi se non capite. Cioè, la regola non è lei che fa le azioni, la regola spiega, definisce, indica come deve essere fatta una certa cosa, ma non è lei che agisce. Ok, torniamo ai nostri tamburini nella giungla. Tanto faccio un altro esempio per di nuovo cercare di darvi un immaginario su questa storia dei protocolli, perché è tutto molto astratto, no? È tutto terribilmente astratto. Se uno non lo attacca a qualcosa di concreto, ve lo imparate a memoria e lo dimenticate dopo un minuto e non è servito un tubo. Allora, anche in una sala operatoria c'è un insieme di protocolli. L'insieme di protocolli che ci sono in una sala operatoria definiscono nel dettaglio come si devono comportare, qual è la sequenza di operazioni, di cose che devono fare tutti gli attori, inteso nel senso di persone che agiscono, non attori nel senso teatrale, oppure, usiamo il termine che si usa in telecomunicazione, le entità. Cosa sono queste entità? Il chirurgo, l'aiuto chirurgo, l'assistente tecnico, l'infermiere, cioè tutti questi qui sono quelle che noi chiameremmo entità, no? Allora, i protocolli della sala operatoria dicono ogni entità, che ne so, l'addetto al sistema di controllo della pressione del sangue, che ne so, invento, cosa deve fare, quali sono le regole a cui deve attenersi, l'infermiere che prende gli strumenti e li passa al chirurgo, non lo fa un po' così a casaccio, non è che prende gli strumenti dalla tasca e glieli dà, no? Ci saranno delle regole per cui gli strumenti dovranno essere disinfettati, passati in una certa maniera, adesso non lo so, però per farvi capire, in un sistema complesso, come una sala operatoria, dove agiscono diverse entità, ok, ci sono tanti protocolli che definiscono come ogni entità deve agire e come ogni entità deve relazionarsi con le altre. Cosa vuol dire? Il chirurgo, nel chiedere un certo tipo di bisturi, adesso scusate che mi sto avventurando in un terreno che non conosco, come del resto molti, però, non dirà passami quel cavolo di coso rosso che c'è là, oppure dammi un po' un affare che devo tagliare. No, non è impossibile che dica così. Dirà all'infermiere, mi passi il bisturi numero 35. Adesso sto dicendo delle cavolate, no? Però, per capirci, il protocollo regola anche come devono interagire queste entità. Cioè, lo scambio di informazioni tra di loro, siccome la sala operatoria è critico, no? Se uno sbaglia un passaggio, diciamo la persona che viene operata può facilmente rimetterci la vita, quindi non è possibile improvvisare. Bene, pensate che internet assomiglia molto, diciamo come complessità è sicuramente maggiore, ma come idea è questa qua, cioè tutte le entità che agiscono in internet, entità fisiche, router, switch, cavi, schede di rete, entità software, browser, server HTTP, server DNS, eccetera, eccetera, devono agire insieme come un enorme orologio, seguendo delle regole che gli consentono di funzionare. Adesso faccio l'altro esempio, che è l'altro che non mi dovete fare all'esame, le famose tribù della foresta che comunicano, che vi raccontavo un po' di volte fa, comunicano
suonando i tamburi, ok? Immaginiamo di avere una tribù molto sofisticata che ha definito dei protocolli. Attenzione, che ci sono diversi protocolli per questa tribù. Leggiamoli insieme. Ci sono i protocolli che riguardano l'artigiano che deve costruire il tamburo, no? Le persone che devono realizzare il tamburo avranno delle regole precise che devono seguire. Quali materiali devono usare? Che dimensioni devono avere i tamburi? Che forma devono avere? Ok? Questi sono i protocolli degli artigiani. Poi, chi suona il tamburo? Beh, come deve percuotere questo tamburo? Con quale mani? Con quale forza? Con quale ritmo? Cioè, dovrà anche lui avere delle regole, non posso mica percuotere la casaccia il tamburo, è chiaro? Il capo tribù che decide quale messaggio bisogna inviare. Qui i protocolli sono diversi. Quanto deve durare il messaggio? Con quale formula deve iniziare? Come deve terminare? Vedete che ogni entità presente in questo sistema ha i suoi protocolli, ma la cosa importante qui è notare come questi protocolli sono stratificati. Cosa vuol dire stratificati? Vuol dire che è pensabile, possiamo suddividerli in livelli dove c'è il tamburino, diciamo chi costruisce il tamburo, non il tamburino, ma l'artigiano che costruisce il tamburo, deve interfacciarsi solo con chi suona il tamburo, non deve interfacciarsi, cioè i suoi protocolli possono al massimo interessare chi suona il tamburo, non interesseranno mai il capo tribù, perché il capo tribù a sua volta si interfaccia solo con chi suona il tamburo, non va a chiedere delle cose o a scambiare qualcosa con l'artigiano. Ci siamo, la questione dei livelli in informatica si usa tantissimo, qui ne vedete una rappresentazione che riguarda un computer. Un computer funziona con diversi livelli di software e di hardware. A livello base c'è l'hardware, cioè l'elettronica, no? La parte fisica. Poi sopra ci sono diverse cose che adesso non vi sto a dettagliare, però sono diversi strati di software, diciamo così. Alla cima del quale c'è il sistema operativo, Windows, e sopra questo sistema operativo ci sono le vostre applicazioni. Le vostre applicazioni, che ne so, il browser, per esempio, comunica col sistema operativo, non comunica direttamente con l'hardware. No, c'è una struttura a livelli dove ogni parte ha certe funzioni precise e comunica solo con le parti che stanno sotto. Adesso, per fare una cosa un po' meno teorica e un po' più leggera, anche questo non me lo dite all'esame, guardate questo schemino che è molto è creato apposta, diciamo, però dovrebbe aiutarvi a capire questa storia dei livelli. Immaginate che ci siano due aziende dove il dirigente 1, che è il direttore dell'azienda di sinistra, vuole inviare una lettera al dirigente 2, che è quello che dirige l'azienda di destra. Va bene? Io voglio scrivere la vostra fornitura arriverà presto, distinti saluti, chi se ne frega. Ok. Allora, cosa fa il dirigente 1? Scrive il messaggio, magari a mano, magari sul computer, e lo passa alla segretaria o all'ufficio di segreteria suo. L'ufficio di segreteria prende il messaggio del dirigente, lo scrive bene, nel senso che magari immaginiamo che sia scritto a mano, no? Lo scrive come si deve, lo stampa, magari lo traduce, perché potrebbe essere che il dirigente dell'azienda 2 invece sta in Cina e quindi la segreteria qui fa anche un servizio di traduzione, che ne so, o magari in inglese, aggiusta l'inglese del dirigente 1 che è un po' così, no? Va bene. La segreteria prepara la busta. Una volta che la busta con il messaggio del dirigente 1 è pronta, questa busta viene ritirata da un fattorino, cioè una persona che all'interno dell'azienda periodicamente va nei diversi reparti a prendere la corrispondenza. Ok? Cosa fa il fattorino? Va, una volta che ha raccolto la corrispondenza, la porta alla buca delle lettere più vicina. Alla buca delle lettere più vicina arriva un postino che prende la corrispondenza di quella buca e lo porta all'ufficio postale di riferimento. L'ufficio postale di riferimento prende tutta la corrispondenza che è arrivata, la affida a, per esempio, la ferrovia per il trasporto,
E qui vedete cosa succede quando la nostra lettera arriva nell'altra città, facciamo conto che risiedano in due città diverse, in due paesi diversi, no? Qui la lettera dalle ferrovie viene consegnata all'ufficio postale della seconda città, passa al postino della seconda città, il postino la consegna all'azienda, dove l'azienda 2 avrà un suo fattorino che prende la lettera, la porta alla segretaria del dirigente 2, il quale la non so cosa le farà, magari la protocolla, la segna e la passa al dirigente 2. Ok? Questo è uno schema, naturalmente nella realtà le cose sono diverse, più complicate, meno definite, e questo è chiaro. Però vedete cosa vuol dire quando io vi parlo di entità e di livelli? Qui secondo me dovreste vederlo con estrema chiarezza. Proviamo a vederli insieme. Chi sono le entità in questo schema? Le entità sono il dirigente 1, la segretaria 1, il fattorino 1, il postino 1, eccetera, eccetera. Tutti questi qui sono entità, noi le chiamiamo entità, entity in inglese, ok? Quindi le entità sono gli attori, quelli che agiscono. Guardate che le entità sono divise in livelli. In che senso sono divise in livelli? Nel senso che il livello segretaria, chiamiamolo livello segreteria, svolge, o meglio, offre dei servizi al livello dirigenti. Quando dico offre dei servizi, direi che dovrebbe essere chiaro cosa voglio dire. Cioè, fa delle cose per. La segretaria offre dei servizi al dirigente. Allo stesso modo, la segretaria utilizza i servizi del fattorino e il fattorino svolge dei servizi per la segreteria. No, adesso avete capito come funziona. Il postino offre dei servizi al fattorino, il fattorino utilizza i servizi del postino, cioè ogni livello, tranne quello in cima utilizza solo servizi, non li offre nessuno, però ogni livello tipicamente utilizza i servizi del livello sottostante e offre i servizi del livello sovrastante. Quindi, ripeto, nella suddivisione a livelli che noi stiamo mostrando qui, ho l'entità e le entità sono strutturate su diversi livelli, cioè su diverse strati, diciamo così. Ogni strato fa qualche cosa per lo strato che sta sopra e usa quello, lo strato che sta subito sotto. Guardate che questa cosa, che a seconda dei casi può sembrare banale o può sembrare eccessivamente assurda, non lo so qual è, poi se volete mi dite la vostra sensazione, però ha un profondo senso, che è questo: il dirigente 1 non deve sapere come funziona il fattorino, non deve sapere come funziona il postino, può ignorare persino che esista un ufficio postale. L'unica cosa che deve sapere il dirigente 1 è come deve fare per passare le sue buste alla segretaria. Allo stesso modo, la segretaria non ha bisogno di conoscere come funziona la ferrovia, ma chi se ne frega? Basta solo che lei sappia come deve ricevere le buste, le lettere dal dirigente e come le deve preparare per passarle al fattorino. Vedete qual è una grande idea della divisione in livelli? Che ogni livello deve conoscere solo qualcosa del livello sovrastante e di quello sottostante e può ignorare totalmente tutto il resto. Si dice anche che il resto è totalmente trasparente, cioè come se non ci fosse, perché il dirigente 1 potrebbe anche credere che la sua lettera arrivi direttamente, magari per piccione viaggiatore, al dirigente 2, perché lui non lo sa, vive nel suo mondo, non lui prepara la lettera, la mette su un carrello. Dopodiché sa che dopo qualche giorno gli arriva la risposta, ma ignora totalmente cosa succede sotto. Cosa c'entra tutto questo? Quando io navigo su internet, quando voi navigate su internet, guardate che state facendo esattamente quello. Voi credete che scrivendo qui Google, automaticamente sul vostro computer compare la pagina di Google. Ignorate quello che c'è dentro, sotto. Ok? Ma va benissimo che sia così, perché il sistema è fatto apposta così. Sarebbe un disastro se uno dovesse ogni volta andare ad approfondire ogni minuzia tecnica di tutto per cercare di fare una cosa banale come navigare su internet. Ok, mi fermo.